visto che sono proprio... No, infatti contro luce da luce. Dai, ciao. Ma? Buongiorno. Siamo qua all'ombra, va bene? Sì, va benissimo. Due passi indietro meglio perché siamo proprio... Siamo a metà tra il sole e l'ombra. Esatto, qua siamo proprio... abbastanza lunga. Questo per l'escalation non è ancora. Ci allontaniamo un po' giusto per il rumore, ragazzi. Su. Vediamo, mettiamo un po' più là giusto perché. Ma non troppo così. Al lavoro, con non sembra una fiche. Scusi. Sì, va bene. Se ci siete partiamo. Allarghiamoci un poco, ragazzi. Io mi metto dietro. Ma intanto c'è abbiamo già dovuto ieri notte perché ieri ho stato per la regione, che sta in Pino, Vese, Vorese, a vedere una situazione surreale, così fino a scorre dentro un negozio, e però non sappiamo che è di Bologna Sacco, non è il primo cedimento che registriamo in questa strada. Principale di Bologna e stare creando dei disagi a tutta la cittadinanza. Ma se passa il tram non riaprirà mai, perché questo noi stiamo facendo un testamento di ciò che succederà nel caso passasse il tram. È evidente che il governo ha una preoccupazione. Noi diamo circa il 30% del finanziamento della linea rossa, come NIT, noi l'abbiamo detto in tutte le lingue, vogliamo spendere tutti i soldi del PNRR, ma li vogliamo spendere bene. Non vogliamo andare a realizzare un'infrastruttura qua che poi impatta sul territorio con conseguenze che rischiano di essere drammatiche, perché come dicevo prima dobbiamo verificare se sono state fatte le adeguate valutazioni sul carico nel manto stradale. E aggiungo però un'altra cosa, al di là del tram, noi adesso abbiamo attivato, io ho scritto oggi a una serie di enti, tra cui anche il consorzio Bonifica Renana, per quanto possa essere in competenza, non lo so, perché evidentemente le
le competenze ti intersecono con tutti diversi aspetti, perché quello che è accaduto non può rimanere senza responsabile. Quello che l'Italia in cui qualcuno sbagliava e nessuno pagava non esiste più. Quindi noi vogliamo, e stiamo conducendo un'indagine rigorosa a tutti i livelli, perché vogliamo sapere chi è responsabile di quanto avvenuto, perché è inconcepibile pensare che un crollo di solai, di manti stradali, di parti di città non abbia un responsabile. Questa è una cosa che ci rifiutiamo di accettare. Il centrodestra bolognese ha parlato di ristori. A chi spetta aprire i cordoni della borsa? Al comune, alla regione, al governo? Questo va chiesto a Fratelli d'Italia, che vive in mente, perché io parlo come governo. Il governo farà comunque la sua parte. Questo è evidente, perché benché abbiamo ricevuto diverse provocazioni, vogliamo comunque continuare a sperare in un clima collaborativo che qualche volta si vede, qualche volta meno, però il governo è qua per tutti, non è il governo in una parte e Bologna non ha quella in una parte. Io purtroppo ho appreso delle vittime praticamente in diretta, perché se da un lato eravamo sul campo già dalla notte prima, io mi trovavo in Romagna già dalla notte prima per verificare l'andamento delle tratte ferroviarie, in particolar modo della linea Bologna-Rimini, che poi ieri è stata appunto lungamente chiusa, ed ero alla stazione di Faenza quando è stata riaperta nella tratta appunto Bologna-Rimini, il tratto verso Bagnacavallo invece no, e quindi nell'aggiornamento quotidiano abbiamo purtroppo anche dovuto piangere le due vittime. Voglio ringraziare la Protezione Civile, ieri ho sentito l'ingegner Curcio che ha presenziato ieri, lo sapete, e ha seguito con la massima attenzione quello che avveniva, e così come anche il Presidente Meloni, con cui sono rimasto in contatto tutto il giorno proprio per comprendere che cosa accadeva. C'era anche il Ministro Lollobrigida, il Ministro Musumeci, ho aggiornato anche il Ministro Salvini, come era doveroso fosse. Adesso cerchiamo di capire non solo come questo quanto accaduto non abbia ripetuto, questo pare evidente, ma anche, come dicevo prima, è responsabile di cosa. Vorrei dire una cosa sulla gestione, che scendevo, mi hanno chiesto sulla gestione. Io voglio escludere evidentemente che il sindaco abbia ritardato, figuriamoci, non lo penso neanche, l'adozione di strumenti mitigatori. Io sono convinto che il sindaco Lepore ha fatto tutto al massimo delle sue capacità. Poi, al massimo delle sue capacità, ovviamente il minimo di cui c'era bisogno, che si fa i cittadini di Roma. Intendi anche a livello metropolitano, a livello comunale? A livello metropolitano, ieri ho parlato lungamente con il sindaco di Imola, voglio ringraziare i sindaci che anche per il territorio sono impegnati. Ieri ho sentito il sindaco, ho parlato appunto con il sindaco di Imola, che è il sindaco, l'ho incontrato ieri intorno alle 23, è andato male, è impegnato, in campo nella gestione di diverse centinaia di scollati, la collaborazione di tutti, perché tutti i consiglieri di opposizione, Nicola Facchi e altri, hanno dimostrato che quando c'è un si può fare. È chiaro che bisogna essere due per voler essere. Grazie. Va bene. Se avete delle domande per un lato populistico dell'Italia, ho visto che guadagna, ma io mi fermo. Come sta, signora? Sta bene? Ciao, ciao, ciao. Dobbiamo riflettere, perché non è stata la bomba d'acqua che ha colpito in passato la Valsa Moggia o altre zone, come la bomba d'aria, ricordate a Casilio di Argelato. Parliamo di un evento atmosferico
non di, come anche oggi, sul prezzo proprio sul Corriere della Sera nazionale, non un evento atmosferico, non di intensità particolare, ma molto prolungata. Le piogge cadute per lungo tempo hanno determinato questa situazione. Io su questo mi permetto una riflessione. Se noi dimentichiamo che i primi soggetti deputati alla manutenzione dei nostri alberi, dei nostri fiumi, dei nostri greppi, dei nostri fossi, sono chi quei fossi, quei greppi, quei fiumi li vive, vale a dire i nostri contadini, chi vive la montagna, chi sta dietro la manutenzione del territorio, e anzi li sanzioniamo se puliscono un albero o puliscono un fiume, poi certi fatti temo inevitabilmente accadono. Noi dovremmo avere più fiducia in chi ha la cultura e la tradizione di quei territori e dovremmo delegare molto a loro, perché quando io leggo sempre su interviste nazionali che la causa è nelle tane di istrice, di nutri e di altri animali, dovremmo anche chiedere perché non c'è stato un piano di contenimento di questi animali. E non lo dico io, ma lo dice autorevoli esponenti ben più qualificati di me, che anche in maniera trasversale lo affermano. Oggi ho letto un'intervista del sindaco di Massa Lombarda, credo essere di centrodestra, ma magari è così, non credo, che dice una responsabilità c'è e ha rappresentato la situazione in maniera analoga. Mi spiace che poi altrove non ci siano certe valutazioni, ma una visione ecco chic bucolica poi porta a questo. Ma sembra di capire dalle sue parole che, ad esempio, quindi esatto, le cose non sono andate come si aspettava rispetto anche alla gestione. Guardi, io nel momento in cui ho avuto il tutto, tra l'altro in partenza tra missione all'estero, che ho annullato per essere ieri in Romagna e oggi qua, io non mi esprimo perché credo che questo vada chiesto ai cittadini. Bene, grazie, buon lavoro. Procediamo qua. Stai bene, Riccardo? Come andiamo? Fa piacere vederti. Dopo ne parliamo, grazie, non ti preoccupare. Va bene. Come stai? È bene, Maurizio? Dove vai? Scherzo, lo dice lui, certo, perché dice che al di là della sigla si può guardare, ma vogliono fare una cosa che non si può fare. Sì. Ah, ma noi non si può fare, non si può fare, non so cosa si può fare. Avete bisogno, perché sennò io ho fatto delle interrogazioni. Giustamente. Sì, dopo io ho bisogno di una foto.